Pronto una bozza di regolamento delle ZTL a Portoferraio, presentata già alle commissioni mobilità del Consiglio Comunale, alle associazioni di categoria e il mondo dell'associazionismo e delle pubbliche assistenze. Un'esigenza per i residenti del centro storico, per cui gli amministratori hanno lavorato insieme agli uffici tecnici e alla Polizia Municipale. Nei prossimi giorni apriremo anche un confronto, diciamo, diretto con i cittadini attraverso un canale sul nostro sito, sul sito del Comune, nella quale verrà spiegato ancora più nel dettaglio i contenuti collegati con un indirizzo di posta elettronica dove il cittadino potrà esporre e dare il proprio contributo e contiamo quindi con l'inizio della stagione estiva di poterla rendere efficace. Nell'obiettivo molto importante di rendere sempre più facile possibile la sosta all'interno del centro storico, intanto e soprattutto per quanto riguarda i residenti, perché la ZTL è di per sé un piano per il traffico limitato, ma anche un piano soprattutto per la possibile sosta all'interno del centro storico. Abbiamo calibrato questa necessità attraverso varie ipotesi e quindi ci aspettiamo di avere appunto contributi importanti in questo periodo per poter partire con la nuova stagione estiva. Nella bozza del nuovo piano rimarranno sostanzialmente i tre varchi già esistenti. I due varchi per la zona alta del centro storico, quindi quello posto vicino al palazzo delle ex poste e quello in alto verso la porta a terra. Poi ci sarà il solito varco sulla Calata, in entrata alla Calata, che però sarà attivo secondo la tradizionale ordinanza di chiusura del traffico serale durante la stagione estiva. I cambiamenti più importanti saranno nei permessi che verranno rilasciati per chi potrà non tanto transitare, ma sostare o permanentemente o a fascio orario all'interno del centro storico.